Ieri verso le 17.30 il soccorso alpino di Verona è stato attivato dal SUEM su richiesta della centrale di Trento per il possibile intervento delle squadre a piedi del gruppo del Carega al rifugio Fraccaroli, comune di Ala, in aiuto di un escursionista vicentino con un trauma cranico e una ferita alla testa dovuti ad una caduta sul sentiero nelle vicinanze dell'edificio. Dopo numerosi tentativi di avvicinamento, l'elicottero trentino aveva dovuto rinunciare a causa delle fortissime raffiche di vento e nuvole alte. Le squadre veronesi avrebbero impiegato meno tempo nell'arrivare e nel trasporto a spalla della barella. Decollata per provare a salire, l'eliambulanza di Verona Emergenza ha dovuto lasciare medico e tecnico di elisoccorso al rifugio Boschetto, dove ha poi elitrasportato tre soccorritori ed è rientrata mentre altri volontari sopraggiungevano con mezzi propri al rifugio Scalorbi. Una prima squadra si è incamminata trasportando la barella assieme al medico e al tecnico di elisoccorso. In meno di un'ora ha raggiunto il Fraccaroli, accolta con ristoro e bevande calde dal gestore. Sul posto il medico ha subito prestato le prime cure al 76enne vicentino, che poi è stato caricato in barella e trasportato al rifugio Scalorbi. Dopo una pausa di riposo e bevande, la barella è stata trasferita sul fuoristrada del soccorso alpino, che è sceso al rifugio Pertica e poi alla volto per affidare l'ambulanza al ferito. Con i soccorritori è tornata a valle anche la moglie dell'uomo, partita con il marito alla volta dell'ospedale. Le squadre sono rientrate attorno all'1.